Riparte il progetto, un progetto importante che racchiude tanta inclusione, tanto sport, tanto sociale, qui all'Arena Quattro Palme. Intanto di che progetto si tratta? Progetto è Liberi, si chiama Liberi di Star Bene, è un progetto finanziato dalla Regione Abruzzo, 30.000 euro, è quello di lavoriamo facendo sport per ragazzi diversamente abili e lavoriamo tanto sul discorso dell'inclusione. Con questi soldi gli sport che riusciamo a fare sono il basket, siamo nel tempio del basket all'Arena Quattro Palme, l'atletica, il tennis e da quest'anno iniziamo anche il karate. E come sempre siamo collegati sempre a Special Olympics, quindi abbiamo fatto anche quest'anno diversi campionati, tra l'altro per il secondo anno di fila i ragazzi sono campioni d'Italia, e abbiamo giocato a maggio le finali a Ferentino e ci siamo riconfermati, quindi anche questa è una grossa soddisfazione. Oggi i numeri iniziano a essere, per la nostra associazione, iniziano a essere i numeri importanti. Considerate che sono circa 30 ragazzi che tutti i giorni vengono da noi a fare allenamento, a passare, ma soprattutto a passare il tempo, a stare insieme, a fare quello che tutti i ragazzi normodotati fanno nel loro quotidiano. Allora, Francesca Marini si riconferma campione d'Italia. Ecco, intanto le emozioni, raccontaci un po'. Sì, l'emozione è stata unica e per questa volta siamo di nuovo campioni d'Italia. Mi sono divertita e spero che pure l'anno prossimo ci ritorniamo.